È importante seguire il webinar perché, così come nel nostro spirito del catalogo delle esperienze, metteremo in luce quelli che sono gli elementi degli obiettivi tematici 2 e 11 della programmazione 2014-2020 e quindi rispettivamente gli aspetti di riuso tecnologico e gli aspetti di innovazione delle procedure organizzative all'interno delle pubbliche amministrazioni. Daremo sicuramente delle informazioni di rilievo per quanto riguarda una delle novità del codice dell'amministrazione digitale intervenute a seguito del decreto legislativo 217 del 2017, che ha novellato gli articoli riguardanti il riuso del software. In particolare ha rinnovato questi articoli nel senso che obbliga le pubbliche amministrazioni a dover mettere a disposizione le soluzioni software che ha in qualche modo realizzato e di cui è titolare tramite licenza aperta.